Quello l'ha inchiodata. Niente ragazzi, oggi pomeriggio sono uscito un paio d'orette con i cani per fare un po' di allenamento, soprattutto per Flo che viene da un'operazione all'utero, quindi è ancora in convalescenza per fargli fare un po' di allenamento. Non pensavo francamente perché sapevo che oggi erano passate persone qui a caccia. E niente, abbiamo incontrato due regine. La prima è partita da sotto, non l'ho potuta neanche filmare, avevo la telecamera spenta, ho sentito il frullo, l'ha vista la cucciola Kira e è partita dietro. L'altra, niente, l'ha fermata Flo, sapevo che da lì a poco l'avrebbe fermata, perché avevo sentito praticamente che stava rallentando, quindi quando lei rallenta so che passa poco e ferma. Infatti, come potete vedere, non so se si sente ormai il beep che suonava. Io sono sceso, ma è pieno di macchie, di rovi, quindi il tempo di arrivare, lei era partita. Poi l'ho intravista, ho intravisto un'ombra, diciamo, ho tirato un colpo soprattutto per Flo, per la cagna e niente, non l'abbiamo più potuta ribattere, ma cioè, andiamo a casa soddisfatti, abbiamo fatto un buon lavoro. Oggi 4 novembre, un'oretta e mezza di cacciata pomeridiana, due beccacce con questo terreno arido, mi posso ritenere soddisfatto. Come vedete, ancora siamo a maniche corte.
Speriamo che da qui qualche settimana il tempo cambi, le beccacce siano meno nervose, si facciano fermare un po' di più e niente. Ci aggiorniamo a dopo. Un saluto da Passo nel Dratar, un saluto da Flo e Kira. Alla prossima, ciao.